cominciamo? Ma siamo in una bottega artigiana di questo disgraziato che tutti in qualche modo ci convoca e ci porta qui, Sergio, che io saluto con grande affetto, perché se non ci fosse lui questa cosa non è proprio così, non ci sarebbe. Se non ci fosse lui, se non ci fosse questo spazio nel quale ci troviamo, e quindi io chiedo a lui, che ha una lunga carriera ecclesiastica, di darci una benedizione. Vestito da cardinale, sì, anche il colore che è proprio questo. Scusate il fiocchetto che tutti mi hanno predicato, non primo Gianni Stella perché è conservatore, e vi ringrazio a tutti perché mi fa molto piacere questa nutrita presenza. Nutrita lo diciamo dopo, nutrita, vediamo dopo. Se è nutrita o meno. Spero di sbagliare in italiano, se non mi fido da un cicchetto. Buon divertimento. Passo la parola subito a Guido Barrozzetti, che intervista il mio caro amico Sergio Vincenti, perché voi dovete sapere che io mi chiamo Sergio perché si chiama lui Sergio. Prima di cominciare questa conversazione con il caro Sergio, io avvengo due, come dire, premesse. Una è enogastronomica, e pregherei il signor De Simone, che ha portato qui tutta la ricchezza di prosciutti e formaggi che vedete, di raccontarci da dove vengono queste vassoie. Innanzitutto ringrazio per l'invito che ho ricevuto e ho trovato l'occasione per far conoscere un po' di prodotti che l'azienda l'azienda del Marruggio, che ha diverse aziende agricole nel Viterbese, è un'azienda molto grossa nella zona di San Venanzo, dove produce sia salumi con allevamenti allo stato brado, e sia allevamenti di maiale allo stato brado, e sia formaggi. In più produce vino e olio, per cui un campione di tutti questi prodotti li trovate oggi in degustazione. Spero che siano all'altezza degli invitati e all'altezza di chi dovrà poi presentare la serata. Grazie. Allora, prima di cominciare c'è un altro piccolo curiosità. Marco Scialla ci ha portato una citazione del presepe del 2016-2017. Se ce la racconta, perché c'è un personaggio qui presente. Sì, tanto grazie per l'ospitalità, è nata oggi di Anel con il maestro Guido Barrozzetti questa idea, e approfitto semplicemente dell'occasione, perché c'è un presepio di quest'anno fino a domani, per presentare non solo il tema del presepio del prossimo anno, che avrebbe poco senso, ma soprattutto per ringraziare la persona che ha dato il volto al Simeone del presepio. Facciamo vedere al telecamera. Eccolo qua. E allora io vorrei subito chiedere a Sergio come si sente nei panni di Simeone. Come è andata? Come è andata? Simpatica. Sì, che stai guardando? Di guardando? Non è capitato mai. Mo che vorresti fare? Pietro magari, Giuseppe? No, voglio dire, c'era dell'espressione. L'avevo fatto un'altra volta, c'era la scuola, dalle Moniche di San Lodovico. E che avevi fatto in quell'occasione? Furno e maggio. Ma non ero vestito. No. Ero... Gli altri due chi erano? Te li ricordi? No. No? Non me li ricordo. Erano tre, però dopo dicevi. Sì, un corso d'opera. E tu come ci eri camminato a San Domingo? Mi aveva portato un professore inglese. Ecco, un professore inglese mi aveva detto se io andavo lì e io c'ero con il tè. Nella barba, sempre nella barba? Certo. Sempre questa storia della barba. Ma come ti è venuta in mente questa barba? Com'è nata? La barba è nata così. Fotografie da ragazzo. Già c'avevi la barba? Sì. Lunga? No. Un corta. Era particolarmente peloso? Corta. Le mie fotografie le ho fatte nella bottega del sindaco. Da Torrone? Certo. Le faceva bene? Le faceva bene. Mica come i sindaci, qui c'è qualche sindaco. Non c'è il fotografo. Io ce l'avevo lì. La bottega, proprio vicino. E così
lasciarlo in barba. Dopo poi c'è stata la questione del corteo storico, e allora lì bisognava tenerla per forza, e allora l'ho fatta crescere. Che diceva la Pacini di sta barba? Gli piaceva? No, era contenta. Io la levavo, non tutta, mi dava una bella scorciata appena rientrato dalla processione, diciamo. Anche perché veniva l'anno dopo a questo punto, sì. Quindi la potevamo anche tagliare. Beh, però io non l'ho tagliata mai. L'ho tenuta sempre in conta, ma l'ho tenuta. Che ti ricordi? Che rapporto ce l'avevi con la signora Pacini? Come te la ricordi? Buonissimo. T'ha mai ripreso? T'ha mai ripreso? Perché insomma ogni tanto... Mai successo, insomma, non mi è mai successo quando mi ha dato qualche spiegazione per camminare, ma io dovevo andare, eravamo tre, io ero quello di mezzo, ma ero più piccolo. Tu come hai cominciato nel corteo storico? Che personaggio hai fatto all'inizio? Qual è stata la tua carriera? All'inizio ho fatto uno dei signori sette. Diversi anni. Poi dopo. Quando sei stufato, un certo punto. No, mi hanno fatto fare quella lancia alta che poi. Ah, quella lunga, pesante. Questa lancia da cavallo fu fatta e allora gli dice alla signora, dico. E chi è quello che la porta? Dice Pippo l'ha fatta e Pippo non mangia. Allora te l'ha fatta e te l'ho e quindi l'hai portata? No. Così la mangia. Poi quando la signora ordinava? Allora ho fatto per diversi anni quella, però col costume che ha fatto la Pacini e che naturalmente era di un altro personaggio. Perché lei le spostava i costumi, no? No, quello c'aveva una greca sola, questo invece ce l'aveva tre greche. Quindi era importante. Era importante, certo. Era importante. Poi quello, siccome l'ha fatto cambiare il popolo un anno e basta, e però era quando era successo il fatto, e allora avevamo fatto quello con una banda qui con la greca, con i colori quelli che dovevano essere, e invece dopo li ricambiò la Pacini, dice no, non mi piace, allora le famo nove e le famo queste dei monaldeschi della Cervara, e fece quelle più belle, e c'avevo ancora la barba corta, senza baffi, vedo il pizzetto, sì. Insomma. Poi dove sei arrivato in questa carriera? Qual è stato il punto dopo fatto questo, lei fece il costume per l'allora Enrico Prodani. Perché nel nostro corteo c'era anche un po' una classifica, no? C'erano quelli. C'erano quelli alti, quelli aristocratici, poi c'era la plebe, che nascondeva dietro gli stendardi, le corporazioni, quindi come faceva vedere. E poi ci ha fatto parte, siccome mi ha piacciato. Ha fatto quelli e naturalmente. E lui portò il velo, passava un po', era alto, insomma. E allora a quel punto disse, dove l'ha portato un anno su. Poi l'anno dopo disse che doveva fare una diga, insomma all'estero. E non si è visto più. Ci vedo. Addio. E lì tu hai messo quel costume?
no, fondato per 2 anni a Cintiugo, ma portava anche lui così, non faceva più. Allora la Pacini mi disse: tu indossalo. Ma io signore, con le gambe che ho io, un po' storte, dico. Come sta storia di essere gambe storte? Ce l'ho, del dopo. Sono così, sono io. Le gambe più storte e più belle del mondo. E ho fatto e l'ho portato 55 anni. Ruggero in inglese, Cesare in Africa, Ventura invece stava a Perugia. Che faceva Perugia? Tutti i soldati, quindi quello è l'unico, il fratello più piccolo che era rimasto in Perugia. E allora io facevo il primo avviamento. Mi vado, prende sopra, mezzo anno, e dice: senti, io non posso fare niente, sempre c'è un tasso di cambio sulla legge, grazie a me. Uno mi deve dare una mano. Io bisogna andare giù. E quindi tu lì sei entrato nella bottega? Sono entrato nella bottega. Tu avresti voluto fare qualche cosa di diverso rispetto a quello che poi è successo? No, penso che no. Se veniva su quel modo, no, dici no. La vita si costruiva così. Per forza, noi eravamo tutti falegnami, o apollinisti, sì. Poi però a un certo punto voi fratelli vi siete anche divisi in qualche modo, avete preso anche strade diverse. Non strade diverse. Io quando venne qui il regista Lamberlani, sì, a fare sagre d'arte, stiamo parlando dei primi anni 50, e fine guerra. 50. Venne qui e costituivo queste sagre d'arte, sì. E poi cedette, dice: ma che Giovi via con me. Dove ti voleva portare? Mi voleva portare in giro dell'Italia a fare il spettacolo. E tu di che l'hai seguito? No, quando mi sono arrivato, se c'è una faccia. Allora, se non mi sono scoperto. E che cosa voleva far fare? Le scene, tanto le facevamo tutte, infatti tutte noi lì davanti a loro, proprio sul sagrato. Sagrato. Sì. Ma chi le disegnava? C'era anche l'architetto Stramaccioni in mezzo? L'architetto Stramaccioni, e c'era anche Livio Grazio Valentino. Ma tu, di tutta questa storia, i miracoli, il miracolo di Pozzena, tu che pensi? Come l'hai vista questa storia? Perché poi il corteo storico è una rievocazione di quello. Beh, di quello, sì, erano le rievocazioni, giustamente, e poi fatta anche bene, perché c'è quello, attori grossi, insomma. Una volta si trovava in Italia anche Orso Welles. Sì. Bene, perché non si pensa. Sì, facevano la notizia vera. E c'è stato tutte e tre le scene. Tu hai una varia somiglianza con Orson Welles. Orson Welles era un uomo molto robusto, una grande barba. Ecco, di quando la città l'hai conosciuta
il tempo si riesce, no? Allora, rispetto prima parlavi della bottega, del gioco dei tavoletti, i fratelli, la guerra, eccetera, eccetera. Oggi il mondo ovviamente è molto cambiato, è tanto cambiato. Ma come lo vedi? Tu sei, hai la fortuna di stare seduto e di vedertelo passare davanti. Ma questi qui sono tutti personaggi che vengono da fuori. Ecco, intanto non c'è più, forse c'è più, quella familiarità e quella vicinanza. Non c'è più, perché quello che ti saluta saranno due, mica più, perché il resto sono tutti i forestieri. Quindi è venuto meno quella, certo, l'incontro, la vicinanza con la gente una volta nella tua città. Secondo te c'è qualche cosa stando in questa città che fa proprio parte di questa città? Cioè c'è un elemento che fa sì che accolga tutti gli obiettivi in qualche cosa? C'è? Prima c'era la questione del corteo, c'è un po' persi, ma la Pacifico la chiamò a Bernardi perché gli faceva trovare i giovani e le donne per fare comparse sul grande sacro. E infatti lei ha fatto solo quello quando ci sono state state le situazioni. Quello che funzionava al tempo, allora, al posto della Pacini, c'era il maestro Simoncini e quello che vendeva il libro di Piano. Si mangia più. Carbonari? No, quello che è a destra. Fusati che mangiano. Fusati e Simoncini sarebbero stati i promotori della Pacini. Noi allora si vendevano i costumi a Roma. Si mangiavano? Sì, costumi, le scarpe, la Pompei, costumi da notte, e fatto questo, dopo lui infatti, se gli davamo tutte le tornasse, e se li portavamo lì? Io poi Senti, al di là del corteo ci sono delle cose, secondo te, in questi tutti questi anni intorno a cui Orvieto si è conosciuto, al di là del corteo? È stato solo questo l'elemento che viene in mente. Io penso che possiamo concludere questa chiacchierata con Sergio. Vuoi chiudere tu e trovare una riflessione finale? Penso che sia più alto. Beh, no, però io non posso sostituire. Sei protagonista, sei protagonista. Ti fa piacere in qualche modo, noi quando abbiamo pensato a queste merende, abbiamo pensato anche a delle persone di Orvieto che avessero delle cose da raccontare, ma che fossero anche espressioni di un certo stile, di un certo modo, no? Forse le cose che abbiamo detto non è venuto fuori un aspetto che Sergio ha profondamente, che è anche molto ironico. Sergio ha preso sempre le cose con grande leggerezza, insomma, no? Che io credo che sia un po' un tratto di questa città, ma quello di non dare troppa importanza alla fine alle cose, non perché non sono importanti, perché magari è sempre con modernità. Sergio dice con modernità e io credo che sia la parola giusta con cui concludere questo incontro. Con modernità. Grazie. Grazie.